tornare più presto possibile nella sede storica del Venino Morandi, in una scuola d'avanguardia di altissimo livello. Questo è l'auspicio del dirigente scolastico Massimo Di Paolo e degli studenti che da un anno sono ospiti dell'ITIS di Prato La Peligna. Abbiamo trovato le porte aperte, qui ci troviamo bene e portiamo avanti numerosi progetti. Siamo in una scuola d'avanguardia e vogliamo rientrare nella sede storica trovando gli stessi servizi, tuonano Alberto D'Ascanio e Vincenzo Di Genova. Speriamo sia una scuola all'avanguardia e una scuola ai livelli di quella in cui ci troviamo adesso. Gli studenti dell'ITIS ci hanno accolto a braccia aperte. Noi qua abbiamo tanti progetti come centro di aggregazione giovanile, classi 2.0 e anche altre iniziative che verranno dagli studenti. Vogliamo una scuola nuova a Sulmona che ci garantisce gli stessi servizi che abbiamo anche qui all'ITIS. Il rappresentante della consulta provinciale, Simone Pasquarelli, auspica che il rientro avvenga il più presto possibile, non appena la provincia dell'Aquila presenterà l'istanza di dissequestro. Noi speriamo che la disponibilità espressa dalla provincia ci permetta di rientrare nel complesso scolastico a Sulmona e di arrivare al dissequestro della struttura nel minor tempo possibile. Per l'occasione, gli alunni del Denino Morandi hanno presentato la nuova orchestra del Polo proprio un anno dalla chiusura dell'edificio. È un modo per sentirci uniti e vivere insieme ogni momento, hanno spiegato due studentesse. Oggi con la nostra orchestra abbiamo voluto ricordare quel 17 ottobre che ci siamo ritrovati senza una scuola e creare un momento di vera riflessione. Abbiamo formato questa orchestra a proposito proprio per, diciamo, sentirci uniti anche se non siamo più in sede a Sulmona, ma siamo molto orgogliosi comunque di stare qui perché siamo stati ben accolti. Vogliamo tornare nella nostra sede storica, è compito delle istituzioni accelerare i tempi, ha ribadito il preside Di Paolo, che ha aggiunto le tre proposte presentate un anno fa erano inqualificabili. Gli studenti si trovano in un campus di eccellenza. E la scuola ha fatto quello che doveva fare, lo doveva fare perché i motivi istituzionali ce li imponevano, lo doveva fare perché le scelte sono state le migliori, a detta degli studenti, di molte famiglie, di un collegio docenti di circa 200 persone e di un consiglio d'istituto. D'altronde tutti i cittadini di Sulmona, politici, amministratori, sono invitati a visitare questo campus e a vedere il livello dell'ambiente scolastico che siamo riusciti a strutturare, con tutti i servizi che una scuola moderna deve dare. Il mutamento della location ha condizionato le iscrizioni? Assolutamente no, per quanto riguarda il commerciale, il turismo e l'Istituto Tecnico Industriale che addirittura sta oramai veleggiando su numeri molto significativi. C'è stato un calo per l'Istituto dei Geometri, calo che è riscontrabile ed è cosa comune, tutti possono verificarlo, in campo nazionale. Anche i docenti si augurano di rientrare a Sulmona in tempi rapidi. So che il presidente della provincia si sta attivando per chiedere il dissequestro, ma ci si doveva pensare prima, chiosa il professore Franco D'Amico. Per futuro, in base all'ultimo tecnico effettuato il 25 settembre di quest'anno, chiaramente, è stato stabilito di attuare il procedimento del dissequestro, parziale o totale, adesso vedremo. Una cosa è certa, che bisogna farla, ma molto molto prima. Quindi è inutile che ci hanno parlato da un anno, progetto, progetto, presentato, non presentato, bisognava prima attuare il procedimento del dissequestro, cosa che sta facendo, mi risulta, l'attuale presidente della provincia.